Pronto? Pronto? C'è nessuno? Pronto? Ci siamo. Buongiorno, buongiorno. 13:31 di domenica 22 marzo. Un saluto a tutti e a tutti da questo limbo temporale che a forza di stare in casa non sappiamo che giorno è. È domenica, questo lo È sappiamo. domenica, lo sappiamo, si sa. Quindi tutti un po' più rilassati, tutto un Molto, po' più con molto calma, più lento. non urliamo. No. Parliamo lenti, piano, Piano. ok? Oh. Allora, intanto ringraziamo tutti coloro che ci stanno già guardando, va bene il tono così Molto molto domenicale. domenicale. Vi ricordiamo che con calma potete commentare sotto la diretta per farci domande. Curiosità e tutto quello che volete. Raccontarci aneddoti di come state passando queste giornate. Ma soprattutto, oggi Soprattutto. cosa andremo a fare? Allora, oggi andremo a fare una chiacchierata con Marta di Modo Info Shop. Questo perché il Modo Info Shop di Bologna è la libreria adottata oggi per l'iniziativa di Risedizioni a sostegno delle librerie e delle fumetterie indipendenti. Modo Yes. Info Shop, libreria storica di Bologna, adesso andremo fra pochissimo a sentire la sua storia. Vi ricordiamo però come funziona l'iniziativa. Allora, ve lo ricordo io mentre tu chiami Marta. Allora, questo cosa significa? Che tutti gli ordini che verranno fatti oggi sul sito di Eris Edizioni, tutti i libri che comprerete dal nostro sito, sarà come se li steste comprando in libreria fisica da Modo Info Shop. Quindi la normale percentuale che spetta alla libreria quando appunto vende i nostri libri sarà garantita anche dalla vendita tramite il nostro sito. Sappiamo che è Ciao, sono Marta di domenica, Eris. molti si svegliano Allora, magari un un minuto e ti pochino metto dopo viva voce e partiamo con la diretta, ok? e niente, abbiamo Marta appunto di Modo Info Shop in diretta telefonica. Ciao Marta, innanzitutto ci senti? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Perfettamente. Perfettamente. Perfettamente, buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo con una chiacchierata su Modo, nel senso io qua prima di metterti in diretta ho detto libreria storica di Bologna, che è una bella storia al Modo, insomma, una realtà veramente conosciuta in tutta Italia. Sì, infatti, allora, 2 anni fa abbiamo festeggiato i 15 anni dell'apertura, perché Modo ha aperto ufficialmente nel 2003 in via Mascarella, anche se poi in realtà le radici, diciamo, di questo progetto si erano radicate ancora prima in uno storico centro policulturale che è il Link, simbolo, diciamo, del fermento controculturale degli anni 90 bolognesi, in cui tre dei librai si sono conosciuti, quindi sia Fabio che Beppe che Andrea si sono conosciuti lì. Io sono subentrata solo nel 2015 all'interno di questa cricca di matti, e insomma, quindi la libreria da 15 anni porta avanti tutto il discorso che conosciamo e che conoscete rispetto alle librerie indipendenti. Tra l'altro, vabbè, questo è un piccolo momento, come dire, biografia personale di Sì. Matilde, nel senso che appunto conoscendo la libreria Modo, quando poi, no, la libreria ha voluto dare spazio ai nostri libri, sono quei momenti in cui ti senti che entri a far parte di una bella famiglia, no? Nel senso che è chiaro che la selezione che voi fate è una selezione unica. Una delle prime cose che colpisce entrando in libreria, per dire, è il modo in cui disponete i libri, creando dei percorsi tematici. Sì, cosa che tra l'altro crea sempre una certa complessità nell'orientarsi. Sì. Ho scoperto, cioè, negli ultimi anni ho scoperto che persone che ci frequentano da sempre a volte non capiscono bene come sono disposti, per cui io davo per scontato magari che riuscissero in un qualche modo a trovare i libri da soli, e invece poi alla fine si scopre che hanno sempre bisogno
più un'indicazione, poi noi ci divertiamo anche vero a spostare, a fare sempre dei piccoli spostamenti che disorientano le persone, ma devo dire che sono sempre fruttuosi in un qualche modo. Sì, è incredibile perché appunto magari trovi uno sopra l'altro, uno di fianco all'altro, dei libri che parlano di quel percorso e poi magari di fianco il proseguo di quel percorso. Chi è che lo fa? Lo fate un po' tutti insieme? Come si è creata questa cosa? Come la create? Sì, diciamo che ci sono spinte collettive, spinte autonome rispetto a questa cosa, per cui c'è sempre un grande confronto su qualsiasi cosa si fa in libreria, per cui ovviamente c'è sempre un passaggio, diciamo, di questo tipo, però poi a volte magari capita che sulle piccole cose magari uno di noi quattro prende un'iniziativa e di solito, insomma, a meno che non faccia dei gran casini, viene accolta. E poi sì, c'è questa cosa che noi nel lessico modiano chiamiamo le pilette, che sono diciamo, tutti, di solito essendo una libreria piccola abbiamo una copia per titolo, non abbiamo dei grandi magazzini o comunque massimo due copie, e quindi mettiamo in piletta il titolo di autore che noi vogliamo, in un certo senso, o dell'autrice che noi vogliamo promuovere, mettiamo tutti i titoli che abbiamo, per cui ci sono le cosiddette pilette d'autore. Tra l'altro, Questa è voi una delle altre cose. non siete una libreria solo libreria, nel senso avete tantissime cose dentro la libreria, tra cui anche stampe, fumetti, Fumetti, autoproduzioni, musica. musica. Sì, esatto. Allora, beh, diciamo che di quello che di cui hai citato, sicuramente in questo momento stiamo lavorando ancora molto sulle autoproduzioni e sulle stampe che ci portano, anche perché c'è un bel contatto, un bel confronto con gli studenti dell'Accademia, in generale con le persone, insomma, che ci frequentano, che spesso fanno questo di lavoro. E purtroppo abbiamo dovuto ridurre un pochino il reparto dei DVD e della musica, dove comunque abbiamo mantenuto uno spazio, ma è stato ridotto un po' per motivi che potete immaginare. E poi una cosa, diciamo, su cui stiamo lavorando molto negli ultimi tempi: prima vi dicevo che 2 anni fa abbiamo festeggiato i 15 anni, e nel festeggiare questa cosa, che è stata in realtà una cosa abbastanza, un festeggiamento simbolico, abbiamo aperto un nuovo spazio che è il laboratorio di moda InfoShop, dove promuoviamo tutta una serie di attività laboratoriali, in cui, a prescindere, anche quando non ci sono i laboratori, noi stessi occupiamo lo spazio per cercare di fare cose più pratiche. Penso ad esempio a Fabio, uno dei tre librai, è un grande appassionato di rilegatura, per cui anche i tirocini che vengono fatti con l'Accademia, per esempio, si stanno concentrando molto su questo, quindi avere anche a che fare un approccio, diciamo, più artigianale con il libro. Tra l'altro, voi siete in questi giorni, in realtà, le librerie a cui stiamo dando spazio, ci siamo resi conto che siete tutte diverse, diversissime l'una con l'altra, ma avete dei punti in comune molto importanti, che secondo noi sono quelli che fanno sì che quando si dice presidio culturale sul territorio non sia una frase vuota, ma sia un dato di fatto del vostro modo di lavorare, della vostra attitudine. Perché la vostra è una libreria, uno spazio legatissimo alla città, a quelle che sono le componenti appunto più artistiche e controculturali della città, ma appunto anche magari collaborazione con festival, con altre cose. Insomma, siete molto inseriti nel tessuto cittadino. Sì, infatti questo è un po', diciamo, ovviamente il grande disagio che questa situazione sta creando, diciamo, in primis,
noi che lavoriamo in questo settore, come in tutte le persone che lavorano in questo settore, in cui io personalmente in questo momento la cosa di cui mi rendo conto che faccio più fatica proprio ad accettare è l'idea di non stare fisicamente presente dentro quel luogo, di non avere quel tipo di fruizione anche con la città, perché che poi quello di cui si tratta lavorare in una libreria è avere una continua porta aperta anche con una dimensione collettiva, in questo caso culturale, che è sempre diciamo molto ricettiva nel prendere le cose che a noi interessano e che le persone che ci frequentano a loro volta continuano a portarci. Quindi, insomma, questo è il momento più difficile, sì, la criticità, diciamo, di questo momento. Ah, ti faccio una domanda così un po' al brucio. In realtà noi stiamo cercando un po' di capire come gli altri paesi europei, a differenza dell'Italia o come l'Italia, stiano un po' lavorando, tenendo aperto o chiuso esercizi commerciali e simili. E abbiamo notato che altri paesi europei, nei negozi di prima necessità che restano aperti in questo periodo, gli elenchi sono veramente tutti molto brevi, no? Come quello italiano, però la differenza grossa è che insieme a alimentari e farmacie, le librerie sono considerate negozi di prima necessità, per cui sono aperte. Certo. Tu credi che questo, no, sia, insomma, il comparto culturale, librario, editoriale in Italia si sa che è in mega crisi da anni, no? Tu Sì. credi che questa possa essere una dimostrazione, no, del fatto appunto che in questi momenti di crisi la cultura, diciamo, e il libro diventano per alcuni, dove magari appunto le cose funzionano un po' meglio, beni di prima necessità, e in Italia no? Sì, certo, io lavorando in questo settore credo di sì. D'altro canto penso che sia innegabile in un momento in cui appunto siamo tutti chiusi in casa, ovviamente in una situazione che è questa che non può prevedere altre modalità, penso che anche un sostegno psicologico come può essere quello di fruire della cultura, fruire, ma anche dei libri che in un certo senso ci possono dare degli strumenti in più, delle chiavi di lettura. Poi questo discorso ti dirò personalmente, io come tante delle persone che in realtà ci frequentano, penso siano abituate ad avere un approccio costante con la lettura, per cui non sono magari loro ai quali bisogna dare questo strumento fondamentale, cioè deve essere un'apertura magari nei confronti di chi ancora non vede nella lettura, nella fruizione dei libri, un qualcosa che ci permetta di affrontare questo momento difficile. Non so se intende il discorso che sto facendo. Sì, no, si capisce chiaramente, nel senso che io ho anche pensato, no, nel mio piccolo, come fondamentale, per dire, il lavoro delle edicole, per cui le persone possono leggere notizie fresche, ma anche in realtà più che la notizia in sé per sé, che ormai tantissime ne fruiscono attraverso TV, radio e internet, spesso sono anche commenti, approfondimenti su quello che sta succedendo. Ecco, nello stesso modo. Per molti questo periodo potrebbe essere magari di più semplice sopportazione con l'ausilio di altri strumenti, di altri tipi di narrazione che non ci sono nelle riviste, nei quotidiani, ma appunto solitamente ci sono nei libri. Anche perché sennò poi si va a leggere sempre solo appunto dell'attualità, di quello che sta succedendo, e aumenta il carico di tensione psicologica su questa Chiaro, cosa. forse anche l'essere così bombardati da queste narrazioni, tra l'altro soprattutto per quanto riguarda il web, ma non solo, comunque intrise di fake news, Certo. diventano tipi di narrazioni sempre più ansiolitiche, mentre invece forse quello che si può rivendicare di questo momento è anche il diritto a riflettere su quello che si sta vivendo un pochino con più calma, no? E Sì, quindi sono completamente d'accordo.
Tra l'altro, visto andiamo verso la chiusura, diciamo, noi stiamo chiedendo a tutti quelli che passano qua dei nostri microfoni, diciamo, tre consigli, una lettura, appunto, qualcosa da vedere e qualcosa da sentire. Anche perché, come insomma, qualcuno in questi giorni sta dicendo anche online, cose che stanno girando. La cosa più difficile per molte persone è il fatto che adesso si sono portate il lavoro a casa, no? E il lavoro a casa vuol dire tempi di lavoro più lunghi, è più difficile staccare, è più difficile prendersi una pausa. Se l'ufficio è il computer ce l'hai in casa anche il weekend, come diceva un'infografica di Slow News, per cui è più difficile staccare. Quindi in realtà avere dei buoni consigli di lettura, di qualcosa da vedere o da ascoltare può essere anche un buon modo per avere qualche stimolo in più a staccare, a non farsi prendere dall'iperproduttività e a rilassare un po' il cervello. Sì. Quindi vi consiglio posso consigliare un libro? Allora, io ho un problema con i consigli, nel senso che spesso quando mi chiedono dei consigli poi mi dicono che sono sempre delle cose, è successo una settimana fa e mi dicessero ah, dacci 10 titoli per affrontare questo periodo, poi mi sono sentita tutta una serie di commenti tipo ah, che pesantezza, sono tutti titoli pesantissimi, No, vogliono un vabbè. attimo staccare il cervello, quindi posso darvi un consiglio leggero e un consiglio un pochino più pesante, così Ok. almeno troviamo un compromesso. Allora, io sto leggendo in questo momento, appunto, in cui cerco di capirci qualcosa, un libro che ho appena pubblicato un mesetto fa, in realtà, Treccani, che ha questo titolo, diciamo, molto, direi più azzeccato di questo, difficile trovarlo, che si intitola Un'altra fine del mondo è possibile. Vivere con Bellissimo. l'ansia e non solo sopravvivere. Ed è un libro scritto da questi tre teorici francesi che appunto parlano di collassologia, collassosofia, e in realtà riprendono tutta una serie di discorsi che sentiamo spesso, in realtà negli ultimi mesi, negli ultimi anni, anzi, di diciamo, critica anche capitalista, nell'incapacità di trovare dei nuovi immaginari per pensare a come affrontare dei momenti critici, ad affrontare l'idea del collasso, senza ricadere sempre negli stessi anche immaginari, appunto, no? Come leggevo prima, ad esempio, un articolo su Internazionale che ho trovato molto interessante e criticava questo continuo associare il coronavirus alla guerra, Alla ecco, cioè, guerra. Chiaro, chiaro. l'idea è quella. Cerchiamo di essere un pochino più fantasiosi. E quindi questo è il consiglio pesante. Il consiglio leggero è invece, allora, un libro che mi è piaciuto tantissimo, che ho letto l'anno scorso e che può dare un sacco di spunti di conversazione, è un libro uscito per Adelphi che si intitola Il libro degli esseri a malapena immaginabili, di Casper Anderson, anche questo con ovviamente un discorso ecologico di base molto, molto corretto, e che parla di tutta una serie di bestie che proprio cioè, non ci si può neanche, non può immaginarle, perché sono talmente assurde che ecco, insomma, non da leggere anche solo perché poi ne puoi parlare, puoi avere mesi e mesi in cui la conversazione ricade su, ma lo sai che esistono i vermi piatti che hanno due peni sopra il petto e si infilano a vicenda, una cosa del genere. Insomma, quindi consiglio quello come leggero, leggero Sì. che poi in realtà è un tomo di 200.000 pagine, però è molto divertente. Poi qualcosa da sentire, qualcosa da vedere. Ah, ok, tutti e tre. Quello Allora, che vuoi. sì, allora, da sentire un album bellissimo di Damon Locks and the Black Monument Ensemble. Il titolo dell'album è Where Future Unfolds. Questo è appunto un collettivo di musicisti, artisti, performer che hanno fatto questo album straordinario, riprendendo anche tutta una serie di discorsi legati ai Black Lives Matter, riprendendo tutti i generi musicali legati alla black music, che assolutamente lo consiglio.
Da vedere sono un po' scarsa perché in questo periodo non sto paradossalmente guardando film e quindi siccome ho consegnato due libri mi fermo qui. Va bene, sì, va bene, va bene. Va bene. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo, come ha fatto in tutti questi giorni, consiglio a tutti coloro che non conoscono la realtà del Modo Info Shop di Bologna, anche perché magari non sono di Bologna, sono sparsi in Yes. giro per l'Italia, non ne hanno mai sentito parlare, anche se mi sembra difficile, di andare a cercarvi su online, vedere la vostra storia, le tantissime iniziative organizzate, perché siete veramente una delle re realtà importanti. No? Di quello che è il panorama italiano. Noi Grazie, noi vi ringraziamo tantissimo per questa iniziativa che è stata veramente una gioia. ringraziamo voi che in tutti questi anni comunque ci avete ospitato tra i vostri scaffali. Se, piccolo aneddoto prima di salutarci, fin dai primissimi libri, Sì. ricordiamo appunto anche magari per chi non ci conosce da tanto, noi abbiamo iniziato con dei piccoli libricini rilegati a mano, uno per Sì. uno, in tiratura super limitata. Illimitata. E il Modo fu una delle prime librerie dove portammo questi piccoli libricini dicendo: "Ciao, siamo una piccola casa editrice, facciamo questi libricini, ma li terreste?" Sì, fu una appunto delle prime librerie che ci diede, così dire, fiducia. Esatto, e quindi insomma, questa è l'altra di no, è proprio sono gli aneddoti che fanno capire quanto queste realtà sono poi quelle che fanno sì che gli editori siano quello che sono, perché senza di loro in realtà editori come noi non esisterebbero, non avrebbero lo spazio e il supporto necessari per continuare a portare avanti le proprie idee, i propri immaginari. Il Quindi cosiddetto fare parentele. esatto, ci piace, ci piace. Allora un salutone e un abbraccione e speriamo di poterci incontrare in libreria al più presto. Un abbraccio, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao. E allora, 13:52, ricordiamo appunto ancora una volta tutti gli acquisti fatti oggi dal nostro sito, tutti i libri acquistati dal nostro sito oggi, sarà come se li steste comprando direttamente in libreria da Modo. Quindi la normale percentuale che spetta a libreria sarà garantita. Ora è domenica, questa diretta durerà meno delle solite, quindi meno di un'oretta. Però una cosa la volevamo fare. Mi sembra che ci sia. In realtà Sì? ti vorrei interrompere perché in Così. questi giorni freneticissimi, dove a me fa ridere perché non abbiamo mai utilizzato così, io non ho mai utilizzato così tanto, tipo WhatsApp, Sì. Messenger, qualsiasi altra cosa da impazzire, ci stiamo coordinando, giustamente facendo rete non solo con le librerie, ma anche Sì. con altri editori. E quindi con un minimo di difficoltà ci è arrivato, mentre eravamo già in diretta, la bellissima notizia che in realtà Canicola, Sì. storico editore di fumetto di Bologna, quindi restiamo sempre a Bologna, nostri grandissimi amici, tra i miei editori preferiti, tra l'altro, chiusa parentesi, anche loro stanno lavorando e quindi lanceranno prestissimo un'iniziativa simile alla nostra per supportare delle altre librerie, i loro, diciamo, punti forti, le librerie con cui lavorano e collaborano in modo stretto in giro per l'Italia, e tra queste librerie c'è proprio anche Modo, per cui insomma voi state aggiornatissimi. Io scherzando dico: se proprio vi fanno schifo i libri di Eris, noi non ci offendiamo, ma volete sostenere lo stesso il Modo, sappiate che Ci più saranno. avanti, nei prossimi giorni, potrete sostenerli attraverso insomma un altro editore con un catalogo veramente pazzesco, come quello di Canicola. Quindi vi rimandiamo assolutamente a seguire la pagina di Canicola in attesa di aggiornamenti e siamo veramente contenti che loro abbiano voluto in qualche modo prendere il nostro testimone e allargare questa iniziativa appunto ad altre librerie. Per cui veramente la dimostrazione è che l'unione fa la forza e speriamo che nel mentre altri colleghi si uniscano a noi, anche perché non si sa quanto a questo punto, almeno sino a inizio aprile, questa situazione si manterrà così. E visto che non siamo paesi in cui la cultura e i libri sono considerati beni di prima necessità,
per chi lo sono, supporti chi glieli spaccia solitamente, insomma. Intanto salutiamo Flavia che appunto ci saluta dai commenti della chat in diretta. Vi ricordo che se avete qualcosa da comunicarci, scrivete pure, insomma, è un sistema interattivo, questo. Ma abbiamo anche un collegamento speciale? Temo di sì. Ah, anche di domenica c'è sempre qualcuno che viene a Chi disturbarci. mette in diretta? Vediamo un po' perché ho il sentore. Cioè, suonano malissimo il citofono a questo giro. Allora, sonni caro, sonni Sì. caro, per la salute mentale nostra e dei nostri animali che vivono con noi, Basta. dobbiamo assolutamente tagliare i fili del Del citofono. citofono. Chi è? Pronto? Rubric, ciao. Ciao, anche di domenica. Eh sì, Ma non c'erano hai tutte le sentito. chiese chiuse, non sapevo dove andare. Ma non hai sentito che devi stare a casa? C'è un Però nuovo volevo. decretone da ieri sera, noi siamo in Non Piemonte, in si può tutta uscire. Italia. Ma pensavo di andare a messa stamattina, ma era tutto È chiuso. tutto Non ti chiuso! aprono. Non ti aprono! Apritemi almeno voi, dai, per C'è favore! il citofono in chiesa? No, forse è per quello che non ti No, aprono. no, 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 ma ha provato in tutti i modi. A bussare? Sì. Niente. Anche con l'apriscatole, ma niente, Niente. non si è aperta. Vabbè, già che sei qua sotto, cosa c'è? Perché? Cosa vuoi? Eh no, è il weekend, volevo stare con qualcuno, con degli amici. Ma devi hashtag stare a casa. Ma guarda, ieri sono stato a casa, no? Adesso sapete che in tutta Italia la gente sta scoprendo di avere dei vicini. Incredibile. Ah, Sì. davvero? È successo anche Ah, hai a me. scoperto di avere dei vicini. T'hanno citofonato? No, non mi hanno citofonato perché io vivo in un palazzo di ballatoio, Ah, qui quindi. ti sono entrati direttamente in casa? No, perché li tengo ben lontani come fate voi con me. Ecco, cos'è successo? Allora, niente, ieri siccome era sabato abbiamo deciso tutti insieme di fare un bel pranzetto, ognuno sul suo balcone, A distanza, mi a raccomando. distanza, spero. A distanza. E poi, siccome eravamo tutti contenti, abbiamo deciso di. È venuto fuori che si poteva ordinare, insomma, delle bottiglie di vino. Sì? Quindi abbiamo fatto un ordine collettivo a un'enoteca vicino casa che ce l'avrebbe consegnato gratuitamente. Allora mi sono aggiunto anch'io. Avete fatto colletta? Abbiamo fatto colletta per un po' di vino, ognuno il suo e stop. E quindi è stato un momento veramente molto bello, molto collettivo. Veramente ho riscoperto la collettività. Sì? Ci è arrivato il vino. Vi siete ubriacati ognuno a casa sua? Sì, solo che mi devono ancora ridare un euro di resto. Vabbè, ma anche tu sei un pitocco. Non puoi attaccarti a un euro. Va bene che c'è crisi economica, ma Ma come? dai. Hanno fatto la cresta? Però ci sono rimasto un po' male, sì. E inoltre l'enoteca ci aveva anche mandato degli omaggi, quindi le bottiglie di vino. Degli Ma stuzzichini? io non li ho visti. Ah! Denunziali alle Ai autorità. gendarmi! Fai il delatore, che è lo sport nazionale. Però sono molto contento perché ho riscoperto la collettività, ho riscoperto la vicinanza, è un valore veramente da coltivare, possibilmente senza musica italiana, né inno italiano, né musica italiana, tipo Maledetta Primavera, Volare. Lo sto dicendo con la cadenza di Matteo Salvini, Ma là ti Scemo. lasciamo sotto, non ti Basta. apriamo, anzi ti buttiamo pure una secchiata d'acqua. Ma Matteo Salvini aprireste? Assolutamente sì. Ma no, Per poi viene dal. cacciarlo fuori. Assolutamente no, viene dal Veneto che è una regione molto contagiata. Quindi no, non si apre a nessuno. A No, ma nessuno. lui sta a Roma a passeggiare. Sta a Roma. Non Se importa, è comunque contagiato, no? Dopo questo bellissimo aneddoto di vita vera vissuta, che Molto appunto vera. ci Sì. fa capire come si vive in questi giorni di quarantena, avevi anche un consiglio da darci? Sì, ho un consiglio anche questa volta molto serio, Sì. però molto bello. Molto bello. È un film che ho visto l'altra sera.
che spero che possiate ritrovare da qualche parte nel web. Questo film è del 2014 e si chiama Kumiko The Treasure Hunter ed è praticamente la storia di una ragazza giapponese che sta in Giappone, che è un po' problematica come tutti noi, insomma, ci siamo capiti, e trova in una grotta una videocassetta, un VHS. Torna a casa, guarda questo VHS ed è praticamente il film Fargo, quello dei fratelli Coen. Sì, già troppo chi l'ha visto sa che questo film inizia dicendo: ah, questa è una storia vera, e i fatti sono tutti reali, bla bla bla. Lei vede questa scritta, poi va avanti e vede il momento cruciale in cui viene seppellita la valigetta piena di soldi sotto la neve. Allora lei si convince che questa cosa è reale e decide di andare in Minnesota per cercare questa valigetta. Mi fermo qui, è un film bellissimo, cercate di guardarlo perché è veramente figo. Okay. Io non ci ho capito niente. Sony non ha capito niente, ma non importa. In realtà sembra molto molto interessante. Okay. Sì, sì, lo è davvero. Noi ti ringraziamo per questo consiglio. E non ti facciamo salire. Ma comunque però. No, esatto. Cioè, è carino da parte tua venire qua a chiacchierare con noi. Ti vogliamo bene. Io ancora. No, vuoi no. Vedere? No, no, non farlo, no, 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 non farlo. Guarda che ti attacchiamo. Non lo faccio, t'attacchiamo. Non lo faccio, dai. D'altro lo faccio. No, basta, no, basta, no. Citofono, basta, chiamiamo i gendarmi. Allora, i genitori. Mentre cerchiamo di cacciare Ubrick e rimandarlo a casa sua, noi ringraziamo tutti coloro che sono stati con noi oggi, che hanno commentato. Appunto, oggi, diretta più breve, vi ricordiamo ancora una volta, tutti i libri acquistati oggi dal nostro sito sarà come se li steste comprando direttamente da Modo Info Shop, quindi datevi da fare. L'iniziativa proseguirà nei prossimi giorni. Yes. E nei prossimi giorni, insomma, da domani, guardate attentamente anche la pagina Facebook di Canicola, il sito, insomma, via dicendo, perché anche loro inizieranno con un'iniziativa simile, quindi tutti insieme mettiamoci a fare rete. Dai è tutta. Dai è tutta. Allora, vi ringraziamo e vi lasciamo alla domenica e alla messa. E soprattutto un ultimo consiglio finale, mi sì. raccomando, oggi è domenica. Sì. Quindi se anche avete con voi il computer, quindi l'ufficio a casa... Non apritelo, non fatelo come noi. No produttività, mi raccomando. Oggi solo relax e cazzeggio. Piuttosto guardate il vuoto dal divano, che comunque oziare è un'attività sacra. Per chi può farlo. Quindi grazie e ci vediamo domani. Grazie a tutti e tutte. Ciao! Ciao! Ciao a tutte! Ciao! Ciao! Torna ciao, a casa! Ciao! Ciao! Ciao.